Per gli alunni che frequentano le classi terze della scuola media è già tempo di scelte per decidere quale sarà il percorso di studio per il proseguimento della propria attività e vita scolastica. Per questo motivo, nella mattinata del 16 dicembre, l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Manzoni di Mistretta ha dato vita all'Open Day presso i licei classico e scientifico, aperto agli studenti di terza media dei vari istituti del comprensorio e non solo. Una giornata importante. Durante questi incontri cerchiamo di veicolare quella che è l'offerta formativa dei nostri licei, una progettualità molto articolata, molto importante. Importante, che prevede un ampliamento dell'offerta formativa con progetti che porteranno i ragazzi all'estero, progetti che spingeranno verso la digitalizzazione anche della didattica. Abbiamo in programma anche l'attivazione di classi digitali e tanto altro. I ragazzi e le ragazze sono stati accolti dal corpo docente e soprattutto dagli studenti del Manzoni, che hanno fatto toccare con mano l'offerta formativa del liceo mistrettese, anche attraverso laboratori vari, da quello di informatica a quello di chimica, con dimostrazione pratica dei vari esperimenti, quello di filosofia, con la recita di una parte dell'Apologia di Socrate, a quello di storia, di inglese, al gioco del fazzoletto in latino, a quello di fisica e letteratura e tanti altri. Tutto per dimostrare come nei licei di Mistretta c'è un alto livello di istruzione e si entra in una grande famiglia in cui si impara, ci si accultura e si fa amicizia. I licei classico e scientifico per il centro amastratino rappresentano da sempre un'istituzione a dir poco importante e fondamentale, non solo per Mistretta, ma per tutto il territorio. E per tutto ciò, nella mattinata odierna c'era presente anche l'amministrazione comunale, pronta ad appoggiare e a sostenere la storica scuola amastratina. L'amministrazione ha messo un impegno sin dal primo momento a potenziare gli istituti scolastici del comprensorio, non solo quelli di Mistretta, ma anche quelli che fanno riferimento al liceo Manzoni. Abbiamo aumentato il contributo, da erogare ai ragazzi che vengono da fuori Mistretta e intendiamo continuare a mantenere un sostegno costante e una implementazione, dare un contributo alla implementazione dell'offerta scolastica, perché riteniamo che sia fondamentale che i ragazzi del distretto restino a scuola nelle scuole del distretto.